Senti, ma non è che stai pagando troppi soldi col suo cellulare? Scap! Sì, va, non ti preoccupare, un scap! Va bene, quando poi vieni qua me lo spieghi. State accorti? Ciao, 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 ciao. Ma che schifezza che ci sta qua. Nata vota, mo. Chi sei che vuoi che ti sei scordata? No, sì, sono io. No, mi scusi, è che prima parlavo con mio figlio e credevo fosse ancora lui. No, nessun disturbo, no, stavo facendo pulizia interiore, una meditazione ancestrale parallela, sì. Ma voi volete un consulto? Anche oggi pomeriggio, se volete. Il suo dramma inizia una sera di novembre di 3 anni fa, durante il pianto in diretta di un ministro. Ma secondo te no? Mo' con la scusa che questa si fa il pianto, ci dobbiamo andare di sotto noi! No, mamma, non ti preoccupare, tanto queste cose succedono sempre agli altri. La sua reazione Mamma. nel sapere di essere un'esodata senza stipendio e senza pensione è stata devastante. Sono andata nella cacca con le mie scarpe preferite! Non dovrei piangere per questa cosa qua. Una soluzione sembrava non esistesse, ma Assunta l'ha trovata nel pieno dell'onestà. Questo ragazzo ha fatto da poco un viaggio. Eh sì, è stato a Ibiza per una settimana. Però io vedo che è andato senza di voi. È da un anno che l'aveva deciso. Abbiamo stabilito che una volta all'anno possiamo fare vacanze separate. Ma prima però abbiamo fatto una bella settimana insieme a Scalea in Calabria. Però io vedo che lui in questa vacanza separata si è dato da fare, lo sapete? In che senso? In che senso uno che va a fare una vacanza separata si può dare da fare, scusate? Ecco, lo sapevo, è tornato più stanco di quando era partito. Più stanco. Io vedo donne, donne belle, ma soprattutto tante, 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 tante donne. Un attimo, perché qua se venga a scoprire che la cosa è vera, io non puoi capire quello che. Davide? Sì. Devi dirmi subito se a Ibiza sei stato con altre donne. Dimmi la verità. Sì, ho capito. Allora posso stare tranquilla. Va bene, sì, andavi a dormire dopo che ti chiamavo. Ecco, va bene, ciao ciao amore, ciao ciao ciao. Ha visto? Le carte mi dicono che ha detto che non è vero. Ci credo, le carte qui funzionano a intermittenza, signora. Prima dicono una verità e poi una bugia. Scusate, Chiara, ma voi a che ora lo sentivate il vostro Davide. Davide prima di andare a dormire la sera, l'ultima telefonata? Mentre era a Ibiza. Eh no, mentre stavo con voi in Doliette, non lo so. Verso le 11:30, mezzanotte meno un quarto, quella era l'ora in cui andavo a dormire quando lavoravo. Ah, ecco. E la mattina dopo, a che ora la telefonata del buongiorno? Dopo l'una, mentre facevo pausa pranzo. E a voi non vi è mai sfiorata l'idea che lui, dopo che aveva detto buonanotte, amore tesoro, coccobello, cicibum, dormi bene, sogni d'oro, sognami a me, alla sera se ne usciva e andava a ballare e la mattina dopo dormiva fino all'una e vi poteva sempre dire che era stato al mare fino a quel punto. Scusi, eh? Davide! Sì! Ma tu la mattina a Ibiza dormivi perché passavi la notte a divertirti? O andavi a dormire per sognarmi come mi dicevi? Sì, allora posso stare tranquilla. Va bene, amore. Ciao, 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 ciao. Ha visto? Scommetto che non è vero. Ma che cartomanda è lei? Scusi, eh? Non ho capito se sono più bugiarda le sue carte o lei! Ma scusate, signorini, ma cerchiamo di abbassare un poco la cresta e un poco i toni. Ma voi volete pure che a voi fosse venuta qua per sapere se il suo fidanzato fosse... È bugiarda e poi bugiarda fosse e carta me! Non capisco nulla se mi parla in napoletano. Si dà il caso che voi siete venuta qui per sapere se il vostro fidanzato vi mente e alla fine dovrei essere io la bugiarda, io e le mie carte?
Avevo capito, ma se lei mi dice cose che lui mi smentisce, come faccio a crederle? Ma se è un bugiardo, come fa a dirvi la verità? Perché il tavolo è storto? In che senso? Il tavolo è storto? Ah, perché le carte devono essere rivolte verso il nord, e il nord è dalla vostra parte. Non c'è nessun dubbio che dal lato suo non c'è niente del nord. Voce, i mo a che sta rongono buffa. Scherzo, eh? Va bene, adesso concentratevi. Alzate il mazzo. Questo mazzo. Ma in tutto questo voi come vi comportate con Davide? Perché? Perché io vedo che pure voi, dalle carte, coc sfizio ogni tanto ve lo fate passare o no? Ogni tanto, e dire tanto. Diciamo che in qualche occasione ho messo alla prova i miei sentimenti verso di lui. Ah, ecco, mo e corn si dice metta alla prova i sentimenti, ho capito. Ma lui lo sa? No, che non lo sa. E allora perché venite il capo preso il fidanzato vostro e non bruciate quando la prima bruciate siete voi? Allora come mai venite qui per verificare se il vostro fidanzato mente quando la prima a mentire siete voi? Io lo so come sono, signora. Di certo non sarei venuta qui a chiedere di come sono io. Anche lui avrebbe chiesto di me se fosse qui al posto mio. Voce, i mo a che sta c'ha già ricciuto quello che lei vuole sentirsi dire, o no? E lo dici sempre tu, che sa da fa, per campà. Siete furba voi. Avevate ragione. Le carte hanno mentito su Davide. Davvero? E perché hanno mentito? Perché volevano farvi capire come si sentirebbe Davide se scoprisse quel paio di prove di sentimenti. Scherzetti d'arcani superiori. Quindi niente nottate Ibiza? Niente, niente donne, né belle né brutte, soprattutto niente donne. Che meraviglia! Lei è bravissima, lo sa. Così dicono. Certo che con sto giochetto le carte mi hanno fatto sentire un po' in colpa. Credo che la prossima volta verrò qui a fare la mia prova di sentimenti. E senta, quanto le devo? I tarocchi sono una missione, non possono essere un lavoro a retribuzione. Una gentile offerta a piacere schiarirà il buio che ha gettato la riforma Fornero nel rete di un'esodata senza stipendio e senza pensione. Sì, ma mi dia un'idea. 20 euro. Tenga, ve spesi. Voce, mocia runga una zappata. Un momento. Tornando al vostro Davide, fate attenzione a una donna bionda. Isabella. Che cosce stort. Francesca. E con una sapippa. Anna Maria. È la stronza. Ehi, sapeva, va mocca, quello che la chiappa una zoppa. E non ha un'unghia della vostra eleganza. Le fa fatture. Ma non se ne parla proprio. Comunque, se mi manda la guardia di finanza, io ho tutte le carte in regola. Sensitiva cartomante chiaroveggente, l'uomo mente, le carte mai. All'estero hai mai pensato di espatriare? Che poi va sempre a finire che la parte mia è sempre la metà di quello che si è mangiata lei. Perché è una cessa, vai.